tutti ragazzi, bentornati in un nuovo Vlogmas, il secondo. Oggi volevo parlarvi di come creare un feed omogeneo su Instagram, come lo creo io personalmente, che app uso e un pochino sia come modificare le foto in generale, sia proprio il fattore feed di Instagram. Allora, come app principale io consiglio sempre Lightroom, che è l'app penso più professionale che si può avere gratis. Io personalmente non uso un filtro specifico, non uso un preset, ma comunque potete trovarne tanti anche di gratuiti proprio su Lightroom. Io utilizzo normalmente di solito sempre le stesse impostazioni, che è un po' come usare lo stesso preset in realtà, però non uso un preset già fatto. Questo perché, siccome ogni volta che noi andiamo ad usare un preset, per ogni foto dobbiamo comunque cambiare le impostazioni, perché le foto hanno un'esposizione diversa, magari sono fatte uno con un telefono, uno con una macchina fotografica, quindi la resa dei colori è diversa, le luci sono diverse, quindi ogni volta che andiamo ad applicare un preset bisogna comunque modificare le impostazioni. Quindi in questo video vi faccio vedere come le modifico io personalmente. Sono passata ad avere questo feed, che comunque è molto casuale, perché l'ho sempre avuto molto casuale, e diciamo ultimamente sta venendo un po' così. Sono ancora in fase di creazione, sto provando diverse cose perché comunque mi piace tanto la fotografia in generale, anche modificare le foto. Comunque vi faccio vedere quello che ho imparato finora, quindi come avere un feed migliore e vari esempi di feed che potete un po' scopiazzare per provare diverse cose. Allora, piccola premessa: innanzitutto, per avere un feed comunque super omogeneo, il fatto principale è riuscire ad avere sempre gli stessi colori, la stessa luce. Quindi se volete un feed così, aspettate, mi metto di qua. Se volete un feed così, dovete avere sempre questi colori. Se notate, lei ha sempre gli stessi paesaggi e quindi gli stessi colori. Quindi c'è il mare, le palme, c'è molto verde, molti tramonti. Ed è facile avere un feed omogeneo perché comunque, se notate, c'è sempre un po' lo stesso mood, ok? Cielo chiaro, mare, palme, eccetera. Quindi con questo voglio dire, se voi avete una foto del mare e poi una foto della montagna e poi una foto che avete fatto a casa vostra, nonostante voi usiate sempre le stesse impostazioni o sempre lo stesso preset, non vi verrà mai un feed super omogeneo. Però su questo voglio anche dire che, secondo me, mia personalissima opinione, un feed personale, quindi di un account personale che non sia un account di lavoro, è bello tante volte anche quando non è super omogeneo. È bello anche condividere una foto semplicemente perché vi piace, e anche se non sta bene nel vostro feed la condividete lo stesso, già non è quello il problema. Penso sia molto più importante raccontarsi con i propri post che avere un feed iper mega super professionale omogeneo e poi delle foto un po' noiose. Ad esempio sul mio profilo ci sono queste fotografie, queste qua nere, ad esempio questa del tramonto e un'altra che non stanno molto bene perché si vede il nero, cosa che a me non piace sulle foto che si veda tanto il nero, mi piacciono più i colori chiari, però l'ho messa lo stesso perché era una foto che mi piaceva e chi se ne frega. Io seguo anche questa ragazza, lei ha questo feed sempre molto dark, che effettivamente è bello comunque, non puoi dire niente, però io personalmente lo trovo anche un po' noioso, cioè perché è tutto estremamente uguale. E anche a Creative Life, che è una youtuber italiana e fa un sacco di cose bellissime, quindi io la seguo e mi piace, però il suo feed personale anche qui, avendo un preset veramente molto sempre uguale, lo trovo a volte un po' noioso. Quindi questo per dire che anche se non avete una cosa iper mega omogenea, secondo me sia un vostro profilo personale e non di un brand, va benissimo anche che non sia iper omogeneo, perché lo trovo molto più... boh, non so come dirlo. Ad esempio Stella Bossari, magari tanti di voi la conoscono, a me piace tanto perché ci sono dei temi ricorrenti, quindi l'arte, delle fotografie magari un po' strane, di cose particolari che vede, anche i colori a volte sono simili, colori pastello, però come vedete non è tipo iper mega mono tematico, solo quel preset super tutto uguale. Adesso vi faccio vedere come modifico io personalmente le foto e vi do un attimo dei trucchetti per trovare il vostro stile. Questo qui è il mio Lightroom. Allora, ci sono alcune foto mie e alcune no, dopo vi spiego perché. Comunque intanto vado a prendere una foto non modificata, che è questa qui, e vi faccio vedere come la modifico. In pratica cosa vado a fare? Il trucco che uso io è cercare di salvare informazioni, quindi cercare di salvare dettagli e dare più luce e meno oscurità alla foto. Quindi l'esposizione normalmente la alzo un pochettino così ha più luce. Il contrasto, se voi lo alzate, viene molto cupo. Se invece voi lo diminuite, vedete che viene più luminoso e salvate informazioni, ci sono più dettagli
ad esempio qui dove ci sono gli scuri non vedete nulla, dove invece adesso è scuro vedete molto di più. Poi gli highlights dipende sempre dalla foto, in questo caso li alzo un pochettino per dare un po' di luce. Le ombre stessa cosa, se voi abbassate le ombre tantissimo viene super scura, se invece voi le alzate un po' viene molto più chiara e mi piace molto di più. Per i bianchi stessa cosa, li alzo un pochettino, non troppo ovviamente, non vi consiglio mai di sparare al massimo le impostazioni. E per i neri uguale, quindi invece di abbassarli che viene molto scura, li alzate un pochettino e se vedete nelle parti oscure diventano un po' più chiare e si vede meglio. Questa è la prima cosa che faccio. Poi vado sul colore e qui normalmente alzo un pochettino la temperatura per renderle tutte un po' più chiare. Infatti se voi andate a vedere il mio feed, cioè l'ultima parte, è tutto molto caldo. La tinta a volte la metto un po' più sul magenta perché odio il verdognolo e la vibrance di solito la alzo un pochettino perché spiccano di più i colori. Poi la parte più divertente e più importante dovete andare sul colore, quindi mix. In pratica in questo caso dobbiamo portare tutti i colori verso il loro valore più caldo. Quindi in questo caso i rossi, qui il magenta, lo faccio diventare un po' arancionino e non viola. Per quanto riguarda l'arancione, adesso bisogna vedere un attimo dalla foto, in questo caso se lo abbasso e vado verso l'arancione non mi piace e quindi lo porto un attimo verso l'altra parte. Il giallo se vado verso il verde diventa molto più fredda, invece se io vado verso il giallo diventa più calda. Il verde lo rendo molto più caldo, così è freddo, vedete le aiuole, cosa sono le piante? Qui diventano molto fredde, mentre qui diventano molto più calde. Di solito aumento anche un po' la saturazione perché mi piace il verde. Il blu, così diventa freddo, quasi violaceo, così invece diventa tipo un light blu, tipo un teal blu, tipo un celeste, non lo so. E è tutta un'altra roba. Qua anche qua viola non ne abbiamo, fucsia neanche. In pratica questo è quello che faccio. Adesso ci sarebbe da aggiustare la simmetria, eccetera, ma quella è un'altra cosa, era solo per farvi vedere i colori. Se noi guardiamo il prima, è così. Quindi questo è il prima, molto scuro. Questa l'ho fatta con una Canon. L'iPhone tende già a mettere molta luce, molti colori e molte modifiche alla foto. E questo è il dopo. Quindi comunque totalmente diverso. Se ora vado indietro, voi vedete che questa foto qua sta molto meglio nel mio feed. Ok. Un altro trucco appunto che volevo mostrarvi è, non tutte queste foto sono mie, ad esempio questa qui non è mia. Anche questa qui non è mia. Che cosa ho fatto? Ho preso su Pinterest, su Instagram, delle foto che mi piacevano, delle foto che volevo ricreare come colori, eccetera, e le ho importate su Lightroom e quindi vi restano lì su come se fosse una specie di feed di Instagram, no? Questo qua. Poi ho importato le mie foto originali e ho cercato attraverso le impostazioni, quindi provando, riprovando, sperimentando, a portare i colori esattamente come quelle che avevo importato non fatte da me, quelle che mi piacevano. Quindi ad esempio le prime due foto che sono mie e anche altre in realtà, tipo queste qua sotto, se vedete sono tutte piuttosto in armonia con quelle che ho importato che non sono mie, perché attraverso le impostazioni ho cercato di renderle uguali e quindi trovare un po' le giuste impostazioni per arrivare a quei colori, a quel preset, diciamo. Ovviamente ci sono tantissimi tipi di preset, non c'è solo questo è quello che faccio io. Ripeto, sto ancora sperimentando, sto ancora cercando di capire tante cose, quindi fatemi sapere se vi può interessare questo argomento perché in realtà uso anche altre app per migliorare altre cose. E nada, trovate un po' il tipo di foto che vi piacciono, il tipo di preset, il tipo di mood che volete dare al vostro feed. Poi con il tempo più modificate, più vi viene facile, più capite cosa dovete fare. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato un altro video. Ci vediamo al prossimo, quindi al terzo Vlogmas. Vi mando un bacio come sempre e ciao!